Sconfitta no, perché io devo fare i complimenti alla squadra, perché penso che Rimini abbia superato il centrocampo dopo 25 minuti del primo tempo. Poi abbiamo sofferto un po' alla fine del primo tempo e penso che nel secondo tempo abbiamo preso un gol che potevamo evitare, però loro hanno avuto questi due tiri. Il resto della partita penso che l'abbiamo fatta solo noi, abbiamo cercato il pareggio, l'abbiamo ottenuto, volevamo la vittoria, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol da solo nel portiere, è chiaro che i risultati poi lo fanno gli episodi, bisogna andare a rivedere tutti gli episodi che ci sono stati in questa partita, dalle piccole cose fino ai gol diciamo sbagliati da noi. Il risultato lo fa gli episodi, però la prestazione insomma non è male. La posizione del tempo si aggrava ora in Sicilia. Si aggrava perché se non vinci si aggrava, sì, però è chiaro che tu devi guardare sempre alle cose che fai in campo e devi cercare di fare gol, devi cercare di essere ancora più bravi ad evitare al 95esimo, eravamo 5 contro 1, fallo laterale, bisogna vedere se era del Rimini o se era nostro. E bisogna vedere tutti gli altri episodi che ci sono stati. È chiaro che se tutti gli episodi vanno a sfavore nostro, la classifica è chiara che è questa. Mi pare di capire che il risultato più giusto era un pari. Ma secondo me meritavamo la vittoria sicuramente, però dobbiamo avere grande umiltà, grande tranquillità e dobbiamo continuare a migliorare perché prendiamo dei gol veramente, diciamo, evitabili. Mister, quando parla di episodi mi sembra di capire che non si riferisce soltanto agli episodi dei gol. Ci può spiegare meglio che tipo di Gli episodi? episodi sono anche i gol che abbiamo sbagliato noi, perché siamo arrivati da soli davanti al portiere due volte nel primo tempo, una volta con Paolucci, una volta con Petrella. E secondo tempo abbiamo avuto un'occasione con Da Silva, colpo di testa da solo davanti al portiere. E questi sono episodi. Poi bisogna vedere altri episodi di altra natura, che a me non mi va di parlarne, però adesso che rivedo la partita vado ad analizzare anche altre situazioni. Arbitrato, lo possiamo dire. Ha detto lei? Quantomeno, no, per capirci.